Ciao amici, ben ritrovati! Prima di iniziare questo nuovo video voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere mi piace e soprattutto che siamo presenti sia su Instagram che su Facebook come Cipitec. Vi avevo promesso una sorpresa nell'unboxing ed eccola qui, pertanto oggi parliamo di Fire Stick Lite. Cosa vi occorre? La Fire Stick Lite, un joypad Bluetooth ed un PC, ma non voglio svelarvi troppo, guardate il video dopo la sigla. Partiamo dal presupposto che abbiate già installato la Fire Stick, ci portiamo su App Store, selezionate tutte le categorie, scendete in basso fino ad Utility dopodiché andate su Downloader, lo scaricate selezionate Ho capito cliccate su Apri. Fate sempre consenti, ok, in questo caso dovete inserire l'URL, che sarà retroarch.com. Ok, effettuare la ricerca, scendete un pochettino in basso fino alle tre lineette che trovate a destra, spingete sopra, vi spostate a sinistra e cliccate su download, vi spostate su download stable, aspettate che ovviamente esegua il download. Impiegherà un po' di tempo, chiaramente non è una fucilata. Andate nelle impostazioni perché dovete consentire l'installazione delle app sconosciute, quindi attivate on, cliccate su install, attendete che esegua l'operazione. Dopodiché dovete scendere in basso a destra e cliccare di nuovo su Installa. Impiega sempre qualche secondo, voi attendete lì, fino a che non viene completata. Fine in basso a destra. Questa volta spostatevi su Done. Uscite, tornate nella home, questa volta vi spostate nei tre puntini dove ci sono tutte le app, andate su RetroArch, dite sempre ok, consenti, farà un caricamento veloce dei file di base. Dopodiché uscite e tornate alla home. Questa volta dobbiamo andare a configurare il nostro joypad, pertanto ci spostiamo nelle impostazioni. Cliccate sulla voce controller e dispositivi Bluetooth. Controller di gioco, aggiungi un nuovo controller, effettuerà la ricerca, attendete qualche istante, eccolo qui, l'ho trovato, una volta trovato, lo selezionate e lui lo associerà.
uscite da qui per tornare poi alla home nuovamente. Questa volta mi andate a posizionare sui tre puntini di nuovo sul retro arc. Ci spostiamo su carica core ed andate a scaricare i core delle console che possedete. In questo caso, nel mio caso specifico, io ho scaricato quella relativa alla Super Nintendo e della Nintendo, poiché posseggo entrambe le console nella versione Classic Mini. Attendete chiaramente di scaricare i vari core. Vi ricordo, cosa molto fondamentale, che per avere le ROM e per scaricarle dovete necessariamente possedere le cartucce originali delle console. Una volta terminata tale operazione, uscite da questa schermata, tornate nella home . Ci spostiamo nuovamente nell'App Store, dove andremo a scaricare, sempre spostandovi in tutte le categorie, Utility in basso. Vi spostate su ES Explorer, scaricate, attendete il download, completata l'operazione, lo avviate, consentite chiaramente, consenti. E cliccate sulla X in alto a destra. Vi spostate poi in basso, visualizza su PC, dove vi apparirà a seguito del pulsante inizia l'IP che dovrete poi digitare sul vostro PC. Rimanete su questa schermata e andate sul vostro PC. Andate su Esplora File. Vi dovete creare la cartella ROMs, io in questo caso l'ho inserita all'interno del download. Entrate all'interno di essa e create due nuove cartelle chiamate NES ed SNES. Come avrete potuto notare, io avevo già creato precedentemente una cartella soprannominata SNES, dove avevo precaricato la ROM relativa al Super Nintendo, che è la console che posseggo. Copiate il gioco, spostatevi nella directory ROMs ed incollate lo stesso all'interno della cartella della console relativa ad esso. Come già detto in precedenza, nel mio caso trattasi della Super Nintendo. Copiate la cartella ROMs, vi posizionate su accesso rapido e inserite l'URL FTP che avete ancora sulla vostra televisione. Lo portate lì, entrate all'interno di RetroArch ed incollate la cartella ROMs. Cliccateci sopra e verificate la presenza dei file precedentemente copiati. Una volta eseguita tale operazione, vi riposizionate sulla Fire Stick. Tornando nella home. Una volta tornati nella home, vi spostate ai tre puntini e selezionate nuovamente RetroArch. Una volta all'interno, andate su Carica contenuto e cliccate su Storage Emulated RetroArch.
entrate nella voce ROMs, dopodiché andate nella console che avete prescelto e selezionate il gioco per avviarlo. Nel mio caso specifico Super Mario World, e funziona perfettamente, come potrete vedere anche dalle immagini che stanno scorrendo. È evidente che il gioco scorre fluidamente e non ho riscontrato nessun bug né freeze di sistema. Per uscire dal gioco basterà spingere il tasto home del telecomando e vi ritroverete alla schermata principale della Fire Stick. Allora amici, prima di concludere ci tengo a precisare che questo è stato un video prettamente a scopo informativo. La ROM che avete visto utilizzata l'ho presa direttamente dalla console che posseggo, che è la Super Nintendo Classic Mini. Pertanto non voglio spingervi assolutamente verso azioni illegali, quindi eseguite questa operazione solo laddove abbiate le cartucce originali delle console che intendete emulare. Mentre, ritornando al tutorial, voglio specificarvi di aver fatto un tentativo con il vecchio joystick che avevo della PlayStation 3, che pur essendo dotato di Bluetooth non l'ha riconosciuto come associabile per questa operazione. Pertanto il mio compagno possedeva un vecchio iPega che è andato perfettamente, quindi potete utilizzare qualsiasi joypad Bluetooth, però che non sia della Sony PlayStation 3, o almeno per la 3. Se avete la 4 o la 5 magari potete fare un tentativo. Se lo possedete, fate un tentativo anche con quella della Xbox. Fatemi sapere nei commenti con quale avete fatto il tentativo e con quale siete riusciti a giocare. Io vi ringrazio come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un like. Ci vediamo presto amici, un bacione!